Buonasera cari amici di Focus 3.0 Mistero della Vita e buonasera cari amici della Lux. Siamo qua questa sera, per questo eccoci qua Paola, siamo qua pronte. Ciao Anna, ciao, buonasera a tutti. Pronte a iniziare la nostra diretta con la nostra lezione della Lux che è legata alla tua docenza degli incontri nel mondo del mistero. Siamo partiti un po' in ritardo perché abbiamo avuto qualche problema tecnico, quindi speriamo che vada tutto bene. Adesso, cara Paola, controlliamo solo che i nostri amici, insomma, inizino ad arrivare. Mi sembra che dovremmo essere in diretta. Guardo un attimo solo se c'è la verifica che tutto stia andando bene. Sì, siamo in diretta, ecco. Grazie Enrico che ci dice buona live. Io però non riesco a vedere i commenti, vediamo. Già abbiamo dovuto sacrificare, abbiate pazienza. Vediamo che cosa succede, niente. La diretta su YouTube perché non l'agganciava, quindi però vediamo che stiamo andando su Facebook e quindi insomma ben arrivati ai nostri amici. Questa sera, come appunto potete vedere, Paola, faremo questa bella passeggiata su quella che è stata la tua esperienza rispetto alla pittura e all'arte medianica, ecco, che anche questo è un, diciamo che è una via di esplorazione, ecco, di quello che è il grande mistero della vita, il grande mistero dell'incontro tra la mente e la creatività, e non solo, no? Ecco, quindi insomma. Ci sono tante cose da dire anche questa sera, vero Paola? Tu molte, molte. Hai scritto un libro molto bello, appunto, proprio sì. sull'arte medianica, che anche questo ovviamente è un libro che vi consiglio, anzi vi faccio vedere un momento la copertina, così potete, eccoci, potete informarvi. Mi risulta, fra l'altro, l'ho fatto un po' di anni fa, ma mi risulta che sia l'unico libro su questo tema. Non molto si è più, almeno qui da noi in Italia, insomma, non si è più avventurato nessuno in questa ricerca, che peraltro è molto affascinante, ma non facilissima, perché sì. Individuare, qui ho portato un panorama di artisti e medianici, pittori e disegnatori, un panorama internazionale, perché sono personaggi, alcuni italiani, ma alcuni anche non italiani, quindi sono riuscita a recuperarli. Ed è un tipo di arte curiosissimo, molto particolare, che però ti pone degli interrogativi proprio sul mistero della creatività, di come funziona, ecco, la creatività. Perché questi sono casi estremi che hanno a che fare con il paranormale, con la medianità, con la sensitività e così via. Ecco, e tu diciamo che hai preso, insomma, per quanto riguarda gli italiani, in questo tuo libro hai preso come riferimento due artisti, ecco, no? Possiamo definirli così, no? E uno è di Bologna, che è Giuseppe Lanzillo, e l'altro è Narciso Bressanello di Venezia. Ecco. Questi ho parlato nell'altro libro, quello che ho fatto adesso, questo Incontri nel mondo dei misteri, dove ho raccontato tutta la mia vita di attività, di ricerca in questo campo, e ho dedicato un capitoletto anche all'arte medianica presentando due personaggi molto vicini a noi perché sono italiani. Italiani, esatto, questo volevo dire. Mentre invece nel libro c'è una grande carrellata, no? Allora, carrellata di personaggi internazionali. Certo. Esatto. Paola, però tutti con le stesse caratteristiche strane hanno tutti questi personaggi. Ecco, quello che appunto volevo chiederti, ecco, qual è l'elemento che li contraddistingue? Quali sono stati i vari modi, cioè, di realizzare, no? Quindi, cioè, c'è stato sonnambulismo, c'è stata la trance, cioè, sono tanti, no? Sono tante le modalità in cui ci le si modalità. Può, esatto, esprimere, ecco. La caratteristica di base, che sono
come li ha definiti uno studioso francese, sono pittori, artisti senza aver imparato ad esserlo, cioè personaggi che nella loro vita hanno sempre fatto tutt'altro, non si sono mai occupati di dipingere, disegnare, e che a un certo punto, anche magari in età avanzata, perché per esempio Bressanello cominciò a 61 anni di colpo, ecco, di colpo cominciano, senza nessun tipo di preparazione, anche senza nessun tipo di desiderio, cominciano a disegnare o a dipingere. E con grande stupore anche loro personale, cioè è in genere un tipo di attività caratteristico della medianità, cioè cominciano a lavorare e non sanno quello che andranno facendo, non sanno quale sarà il prodotto delle loro opere, come guidati. Qualcuno mi ha detto: gli artisti, le mie mani vengono infilate come dei guanti e lavorano per conto loro. Ecco, sono caratteristiche particolari, per esempio, di tutti. Anche quello di lavorare molto velocemente. Alcuni fanno proprio in pochissimi minuti e comunque molto velocemente. Quando cominciano a lavorare non sanno assolutamente quello che faranno, proprio ignorano tutto. Hanno degli stili che non sono accumulabili, avvicinabili a nessuno stile conosciuto, quindi stili a sé, proprio cose tutte particolari. E questi pittori e disegnatori non attribuiscano mai a se stessi quello che fanno, perché sanno di non essere loro, cioè Di non loro essere loro, sì. non partecipano al processo creativo, non hanno nessun tipo di idea, cioè quando sentono l'impulso a lavorare si mettono lì o con la matita, il pennello, quello che è, il foglio di carta o la tela e lasciano che la loro mano vada, ecco, loro non sanno quello che faranno, non sanno quando finiranno, non sanno Esatto, quando ne non faranno è neanche, un altro. esatto, non sanno, cioè voglio dire, non è un'arte a comando, è No, questo che voglio no, dire. è a comando nel senso che il comando viene da fuori, cioè non è un Sì, comando loro. ma Non non è... comando loro, ecco Sì, volevo c'è dire, un sì. comando molto forte che viene da qualche altra parte. Infatti, loro non attribuiscono a sé queste opere perché sanno di non averle elaborate, partorite, usiamo pure questo termine, di non averle pensate, di non averle, non fanno schemi, non fanno correzioni. La prima, diciamo, buona la prima, ecco, quello che viene, viene, e in genere sono cose piuttosto belle, con degli stili particolari e hanno sempre una caratteristica di tipo spirituale. Sempre, c'è sempre un Quindi fondo spirituale. il messaggio Il c'è, ogni volta c'è. messaggio c'è, in tutti il messaggio c'è. Se non altro, appunto, questa partenza che loro hanno, così tanto tardiva, perché quasi per tutti cominciano tardi, e poi questa caratteristica di non avere la consapevolezza della creazione. Ecco, alcuni sono in trance, l'Anzillo per esempio, come Colanzillo che vedrai, era sonnambula. si alzava di notte in stato sonnambolico e andava a dipingere. E lui però aveva tutta una storia di sogni che poi racconteremo. E altri sono in stato di leggera trance, leggera, in trance completa no, però sono sempre in stato leggermente Una modificato di transvigile, coscienza. insomma, Sì, è una una transvigile sorta perché di poi transvigile. devono manovrare i colori, devono Certo. procurarsi i materiali e così via. Ma tante volte le indicazioni per il materiale di cui si devono fornire vengono da fuori, magari attraverso la scrittura automatica, così. Ecco, la domanda che volevo farti era questa, ma ecco il materiale quindi non so, cioè sono pastelli a cera, Di matite, tutto, c'è di tutto. olio, cioè c'è di tutto. Di tutto, Quindi no? sempre a richiesta oppure Richiesta prendendo quello che c'è magari. sempre di qualcun altro, no, qualcuno, adesso poi vedremo nei singoli Sì. casi, naturalmente nel mio libro ne ho presentati tanti di casi, 30, 40 così, ma ne potremo parlare di alcuni adesso. Ho scelto alcuni emblematici in modo da far vedere i diversi tipi di questa creatività paranormale, medianica. Io il sottotitolo del libro è Disegni e pitture dei sensitivi, perché tutte queste persone hanno una sensitività, rispondano, mentre lavorano, sentano qualcuno che gli dà degli ordini, fai così, fai colà, oppure addirittura la loro mano va in maniera automatica, quindi non sanno proprio quello che faranno. Quindi è un tipo. Ecco, diciamo che qualunque artista, qualunque cosa faccia, che scriva, che dipinga, che componga musica, eccetera, partecipa di un qualche cosa che ha a che fare molto con l'intuizione, con
qualche cosa che sgorga improvvisamente, tutti quelli che fanno qualche lavoro creativo, anche di tipo tecnico se vogliamo, lo sanno bene che ci sono certi momenti più adatti di altri, che non sempre è il momento adatto, che ci sono delle ispirazioni, delle intuizioni. Quindi questo anche nell'arte che consideriamo, tra virgolette, normale. Normale, certo. Normale. Però, ecco, in questi perché personaggi... Perché dipingono, perché sono ispirati, ecco. Questi personaggi di cui stiamo parlando è portata all'estremo limite, ecco, questa situazione. Sì, perché noi potremmo anche considerare, se vogliamo, l'arte come un primo gradino della medianità, nel senso che nel momento in cui tu sei, come dicevi prima, no, hai l'ispirazione, cioè in quel momento sei rapito, no, quando stai esprimendosi, allora, no? E qui come se fossero un po' sul primo gradino, ecco, del percorso che porta alla medianità, no? Alcuni sono proprio medium di brutta. Sì, no, ma sto parlando dell'arte in generale. Ah, dell'arte è considerata normale. Normale, ecco, potremmo considerarlo il primo gradino di quel percorso che poi può arrivare all'arte medianica, no? Quindi un'espressione in una condizione differente o in uno stato alterato, ecco. Certamente. Dire questo, no? Ecco, così bene. E allora, intanto grazie a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo, c'è già il nostro Maurizio che ha già fatto Maurizio Grasso, che fa, lui dice, adesso sono di moda anche brasiliani, medium brasiliani. Sì, infatti parleremo di un brasiliano. Infatti lui fa subito riferimento a Florenzio, no? Florenzio Anton, esatto. Allora, vogliamo iniziare, Paola? Da che parte vogliamo iniziare? Se vuoi fare vedere la prima diapositiva. Vuoi far vedere? A fare vedere le diapositive, allora, Sì. Tu mi hai mandato, così almeno, allora io esco e ti seguo nelle diapositive, così lasciamo spazio allo schermo. Ecco, fai vedere la prima, ci fermiamo un attimo sulla prima diapositiva. Ecco, questo è il più tipico artista medianico che io abbia incontrato. Questo era un francese, morto negli anni 50, e si chiamava Augustin Lesage. E lui ha una storia emblematica, perché lui era minatore di carbone, lavorava una persona molto modesta, umile come lavoro, lavorava nel nord della Francia, che è una zona carbonifera, siamo alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, e lavorava dentro i cunicoli scavando il carbone, insomma un lavoro duro e faticoso, al quale tutta la gente di quella zona, tutti gli uomini di quella zona si dedicavano. Lui ha cominciato come tutti da ragazzino e quando gli successe quello che ora vi racconterò, aveva una trentina d'anni ed era già sposato con un paio di figli. Allora lui un giorno stava scavando in un cunicolo, da solo era, quando sente una voce che gli dice: un giorno sarai pittore. Lui si guarda intorno, non vede nessuno, lì per lì un po' molto stupito, non vede nessuno, dice: ma avrò sognato, sarà stata un'illusione acustica, una cosa così, e se ne dimentica. Dopo una decina di giorni il fatto si ripete, sempre da solo in un conicolo che sta scavando il carbone, sente di nuovo la voce che gli dice: un giorno sarai pittore. Allora comincia a un po' agitarsi, ne parla con un collega che sapeva delle sedute medianiche. Qua siamo all'inizio del Novecento, a quell'epoca la medianità, le sedute col tavolino, con la scrittura automatica, erano tutte le case, era un momento veramente in cui erano diffusissimi. Questo collega sapeva di queste cose, dice: ma sarà qualche spirito che ti dà un'indicazione. E così con le loro rispettive mogli tentano una casalinga seduta medianica col tavolino. E il tavolino comincia a battere, e dice che, sapete, col sistema della tipologia, ha un colpo, due colpi, eccetera, e dice che Lesage è medium e che dovrà dipingere. Poi lo invita a scrivere automaticamente, perché naturalmente ottenere dei risultati con dei discorsi filati, con i battiti del tavolino, è molto lungo. Pensate che per ottenere una Z bisogna battere 20-25 volte, quindi è più pratico la scrittura automatica. Quindi lui pratica la scrittura automatica e con questa gli viene ordinato letteralmente di andare in un paese vicino dove c'è un negozio di colori e di comprare tali colori e tali pennelli, di cui gli viene data anche l'indicazione. E poi di comprare una tela. La caratteristica di questa tela è che sarà enorme, di 3 metri per 3. Qui cosa
veramente molto molto strana. E allora Le Sage va col suo amico in questo paese vicino, vanno col treno e vanno in questo negozio di colori. Lui dice che le sue mani ha lasciato tanti scritti, perché lui è stato famosissimo in Francia e anche altrove, le sue opere sono nei musei, è stato studiatissimo dagli scienziati dell'epoca. E le sue mani, disse, che da sole sceglievano i colori giusti, quelli che poi erano stati anche indicati. Quindi lui compra tutti questi colori, pennelli, eccetera, e compra questa prima tela, della quale si vergogna moltissimo, perché la deve arrotolare 3 metri per 3, una cosa enorme, una parete, e la deve spedire col treno. Quindi arriva a casa con l'amico, che l'aiuta ad aprire questa tela e a metterla contro, a mettersi dei listelli intorno, e contro le pareti, e occupa l'intera parete di una stanza. E allora comincia questa vita artistica di Le Sage, perché lui di giorno lavora nella miniera e la sera, quando torna a casa, si lava, cena e poi si mette a dipingere. E voi pensate, la cosa strana, se uno ha da dipingere una tela enorme, si presume che userà dei disegni grandi, farà dei disegni ampi. Lui no. Lui comincia a dipingere questa enorme tela con lo stile del miniaturista, come poi fece sempre. Qui ho un esempio delle sue tele, una delle più famose, perché è quella di stile egiziano, come vedete ci sono questi motivi egiziani, e lui cominciava ogni sera da un angolino, non sapeva mai quello che avrebbe fatto, non aveva la più pallida idea, le sue mani andavano per conto suo, e lui sera dopo sera riempiva queste tele di disegni, di pitture, che riproducevano epoche e arti, e motivi e culture che lui non conosceva, perché lui aveva fatto, sì e no, la quinta elementare, e sono sempre motivi appartenenti a civiltà antiche, per esempio un grande spazio alla civiltà egiziana, ma poi anche a quella antica romana, a quella dei paesi orientali, e tutte le sue tele, appunto io ho un grosso libro con le tele di Le Sage, hanno tutti i motivi orientali dei quali lui era non stupito, di più, e lui ha lasciato veramente delle bellissime descrizioni di questo stato paradisiaco nel cui lavorava. Lui disse che quando si metteva a dipingere sentiva come una musica intorno a sé, si estraneava completamente dal mondo circostante e lavorava. E lui era convintissimo di essere guidato da entità. D'altra parte, povero uomo, non poteva essere diversamente, perché vi ho raccontato la procedura con la quale lui era entrato nel mondo dell'arte, proprio senza aver mai saputo far niente, facendo delle cose veramente notevoli, di culture a lui ignote, e quindi era convinto di questo, ed era anche convinto, si convinse anche della realtà della reincarnazione. Per questo motivo, adesso ve la racconto molto velocemente, perché ci sarebbero tante cose da dire di lui, caso interessantissimo. Lui dipinse una tela egiziana, che non è questa, un'altra, di cui appunto l'ho messa anche nel libro, è una tela egiziana che rappresenta una scena di mietitura, che fu poi solo successivamente ritrovata in Egitto, in una tomba che era stata aperta da poco, una tomba che si trova nel villaggio degli artigiani, dove anni fa sono stata, che è adiacente alla Valle delle Regine, dove venivano sepolte le regine. Lì accanto c'è la Valle degli Artigiani, dove vivevano e gli artigiani, che erano importantissimi per la civiltà egizia, perché erano quelli che facevano le tombe concretamente, quindi c'erano i muratori, c'erano gli scavatori, c'erano i pittori, c'erano gli scultori, tutti questi personaggi che avevano a che fare appunto con le tombe, che per gli egiziani erano più importanti le città dei morti che quelle dei vivi, farsi la loro casa per la vita dopo la vita. Allora questa tela identica a quella che lui aveva fatto in Francia, fu ritrovata identica nella tomba di questo artista pittore che si chiamava Mena, trovate anche la firma, identica, e lui rimase convinto di essere la reincarnazione di questo artista Mena, che era ritornato e aveva, per farsi riconoscere, aveva ridipinto la stessa scena, e di questa tomba non era stata ancora diffusa nessuna fotografia, tra l'altro era una piccolissima tomba, gli artigiani facevano anche per sé le tombe e le dipingevano con scene non ieratiche di divinità eccetera, ma con scene della vita quotidiana. Quindi c'è questa tomba di Paola,
Era abbastanza, era anche, diciamo che era abbastanza, come dire, giustificabile, no? Che lui potesse essere anche la reincarnazione A lui di ne questo rimase artista. convinto, io non saprei che altra spiegazione poter dare di un fatto di questo genere. Lui rimase convintissimo di questo, grato di questo suo destino. Quando andò in pensione si dedicò completamente a quest'arte, le sue opere sono in tanti musei in Francia ed è stato studiato da tantissimi studiosi che hanno poi appurato che lui in casa non aveva nessun libro che, di cui potesse copiare queste cose. O quindi il suo è un caso veramente emblematico. E anche molto bello per le cose che lui poi ha scritto su come si sentiva quando dipingeva, questa sensazione di essere in un altro mondo, di essere guidato, così. Questa sensazione lui l'ha descritta anche molto bene, ma è poi la sensazione che hanno tutti gli artisti medianici di essere Di guidati. rivivere il te, ma anche il fatto di rivivere un tempo diverso che potrebbe essere, cioè lì sicuramente avranno fatto anche degli studi comparati, no? Tra Mena e Sì, lui. certamente, sì, sono stati fatti, non si spiega questo fatto come lui. Vabbè, c'è sempre il discorso paranormale della chiaroveggenza che lui potrebbe avere per chiaroveggenza, per precognizione, così via, Recuperato qualcosa. recuperato qualche cosa, ma è una spiegazione molto più complicata di quella che semplicemente dice Sembra tornato molto lui. più naturale quella della La reincarnazione, reincarnazione, però ognuno interpreta come vuole, dico anche questa interpretazione di tipo scientifico, perché è chiaro che uno pure. scienziato che si avvicina a questi temi fa un po' fatica ad accettare l'ipotesi della reincarnazione come spiegazione. Allora Ma ci sicuro. prova, noi facciamo meno fatica, non ti Per sembra noi è più semplice, automatico è se più reincarnati, automatica questa. insomma, Però insomma è giusto prendere in esame anche tutte le possibili altre interpretazioni, ecco. Quindi Augustin Le Sage, che è interessato a questi temi, è veramente un personaggio straordinario. quindi andiamo avanti nella Andiamo avanti. Allora, nostra carrellata. questo è un altro caso completamente diverso. Questo è di un pittore. Possiamo mettere vicino anche l'altra figura femminile, ce la fai? Che c'è subito dopo. Comunque, se no è lo Sono stesso. montate in No, facciamo, successione, tecnicamente non riesco a mettertele insieme. va benissimo. Allora, questo è il primo pittore brasiliano medianico che è venuto in Italia, che io ho conosciuto molto bene, come poi ho conosciuto molto bene anche Florenzio, di cui parlavi prima, che viene tuttora. Questo si chiama Gasparetto, Luiz Antônio Gasparetto, era di origine italiana, però pittore brasiliano, psicologo. In Brasile la medianità è il pane quotidiano. Lui apparteneva a una famiglia di medium e quando tutti i medium scriventi che scrivevano, anche sua mamma, la sorella, eccetera, quando lui era ragazzino che cominciò a manifestare anche lui delle doti medianiche, tutti pensavano che avrebbe scritto come gli altri della sua famiglia, invece lui cominciò a disegnare e poi a dipingere. E dipingeva in una maniera particolare, perché allora io l'ho visto lavorare ed è veramente una cosa fantastica, perché in pochissimi minuti, in uno stato di semi-trance, però sempre vigile, nel senso che è in piedi, che lavora, eccetera, avendo sempre l'accompagnamento di una musica molto energetica, le quattro stagioni di Vivaldi, lui aveva sempre bisogno di avere questa musica. Poi un sacchetto pieno di colori, di tubi di colori che lui prendeva a caso e poi mettendosi direttamente sulle dita, lui lavorava direttamente con le dita sulla tela, spargendo i colori con le dita, non usava pennelli, se non per qualche piccolissimo rifinitura. E per fare un quadro impiegava 3-4 minuti, come fanno sempre questi brasiliani. E lui nel corso di una seduta di tre quarti d'ora, un'ora, dipingeva 10-12 quadri nello stile di artisti del passato. Questo è un Modigliani, per esempio, si vede, riconosce benissimo lo stile, cioè nello stile, non copie di questi artisti, ma opere nello stile riconoscibilissimo di questi artisti, molto impressionisti, ma anche altri personaggi. Io ho portato di lui due opere, questa è un Modigliani e quella successiva, Anna se la puoi far vedere, è un Toulouse-Lautrec, una figura, eccolo qua. C'è anche la firma che è molto, molto simile e la cosa straordinaria di vederlo lavorare era la velocità. Lui diceva, come anche Florencio, anche quelli che sono venuti in Italia dopo di lui,
diceva che c'era un gruppo di artisti che avevano deciso di trasmettere ancora ai viventi le loro opere per dimostrare che erano sopravvissuti alla loro morte e che erano in grado ancora di dipingere. Quindi non di copiare, come questo è importante, non di copiare le opere già fatte, ma di creare altre opere nello stile riconoscibilissimo, proprio per farsi conoscere appunto che erano loro. E poi queste opere, quando si facevano le sedute, dopo vengono, e tuttora si fa così, vengono vendute all'asta. Sì. Però, perché... Paola, ripeto, cioè, il fatto di dimostrare che loro continuavano ancora, cioè, a dipingere, è veramente sempre un altro forte indizio per quanto riguarda la reincarnazione, no? Sì. Beh, adesso è un indizio del fatto che sono sopravvissuti alla loro morte e che possano continuare a lavorare, ecco. Non si sono, magari si sono anche reincarnati, però in questa opera voglio dire la sopravvivenza, sono d'accordo, però certo non è detto che fosse anche in questo caso una reincarnazione, comunque di una continuità sì, di una continuità, la testimonianza di una continuità sì. Ecco, quindi ho reincarnazione o una continuità, è molto bello questo fatto di continuare a dipingere in questa dimensione, certo. Attraverso qualcuno. Poi loro hanno detto fin dall'inizio che lo scopo di questa cosa era dimostrare la loro sopravvivenza, la possibilità di continuare a creare attraverso un medium capace di recepirli e di trasmettere questa arte, e poi di trasformare i colori in pane. Cioè, sapete che in Brasile ci sono tante favela, tante anche molta povertà. E allora queste opere alla fine alla fine delle sedute vengono sempre vendute all'asta. E tolte le spese vive di viaggio, eccetera, il denaro viene dato per gli orfani, per i bambini poveri del Brasile. Che diventa pane, certo. Trasformare i colori in pane. Questo è un principio di tutti. Io ne ho visti finora 3 di pittori brasiliani che sono venuti in Italia e tornano periodicamente, e tutti lavorano con questo criterio. Molto veloci nella realizzazione, opere nello stile di opere vendute all'asta e poi i soldi dati per i bambini. Quindi questi loro lo fanno tutti. Non è il loro lavoro, lo fanno magari nei periodi di vacanza perché hanno delle attività diverse. Gasparetto era psicologo clinico, anche Florenzio è psicologo, infermiere, psicologo, quindi hanno un loro lavoro e quando sono liberi vanno sia in Brasile, che in Brasile lavorano tantissimo, poi ogni tanto vanno anche all'estero a dimostrare queste cose. Bello. Quindi questo è un tipo particolare di arte, di medianità, molto bello, sì. Bene, allora andiamo avanti con i nostri artisti. Esco, così vi lascio. Questo invece è Narciso Bressanello. Questo è un italiano, è mancato pochi anni fa e lui cominciò, l'ho accennato prima, cominciò a disegnare a 61 anni. Allora, Bressanello era una sagoma incredibile, un uomo simpaticissimo, e lui come lavoro ha sempre aggiustato le barche, le reti. Aveva una specie di magazzino dove faceva questo lavoro con le sue barche, sistemava le barche, aggiustava le reti dei pescatori, e a un certo punto, seguendo un istinto strano che lui stesso non sapeva spiegare come, desiderò di cominciare a disegnare a 61 anni, cosa che non aveva mai fatto. Era un uomo, io l'ho conosciuto, l'ho incontrato diverse volte, che avendo fatto tanto un pezzo d'uomo con 2 spalle così, grande e grosso, aveva delle grandi mani che erano diventati, col lavoro pesante che faceva, aggiustare le barche, eccetera, smartelli e così via, erano diventate molto mani di un lavoratore che da più di 40 anni faceva questo lavoro pesante, e anche irrigidite perché facevano un lavoro duro, un lavoro pesante. Però lui a un certo punto cominciò a sentire il desiderio, la spinta a disegnare. E anche lui in qualche modo medianicamente sceglieva che cosa fare, perché lui non lo sapeva, non era un desiderio consapevole, e quindi andando a comprare quello che serviva per questo disegno che sentiva di dover fare, comperava delle cose assurde per le sue mani, cioè delle,
delle pennine e delle matite finissime, quelle proprio per il disegno fine, che lui mi diceva che non riusciva neanche a tenerle, a stringerle fra le dita, perché queste dita grosse, rozze, abituate a un lavoro di smartellare sulle barche e a lavorare con le pesanti reti di pescatori, non riusciva a tenere. Poi piano piano ha cominciato a reggerlo. Quando l'ho conosciuto io, e me lo fece conoscere un amico che viveva a Venezia, che era il direttore della Camera di Commercio di Venezia, che io conoscevo bene, il dottor Garosi, il quale passava sempre davanti per lavoro, davanti al magazzino, quando andava al lavoro, passava davanti al magazzino di Narciso, e ci salutava, a un certo punto lo scopre che stava disegnando. Allora rimane scolpito da questa attività strana, gli si avvicinò, gli chiese, dice, guarda, io da un po' ho questa sensazione che devo disegnare, che devo disegnare, e disegnava delle cose bellissime, adesso qui non si può neanche apprezzare tanto bene, però lui disegnava disegnava praticamente tutto il suo mondo marino di barche, di pesci, di reti, di palazzi veneziani con questa finissima rete di disegni. E allora Garosi poi gli disse, ma questa potrebbe essere una cosa medianica, e allora provarono a fare una seduta col tavolino, e nella seduta col tavolino si presentò un antico romano che si chiamava Fidelio. Questo Fidelio disse che era stato un operaio dell'antica Roma, e non poteva, che disegnava molto volentieri, però aveva potuto farlo per poco tempo perché era morto giovane, e che però adesso ritornava a lavorare attraverso Narciso Bressanello, e quindi avrebbe continuato quello che in vita non aveva potuto fare perché era morto presto. Ora, perché abbiamo lasciato passare 2000 anni, questo non lo sappiamo, però Narciso Bressanello fu contentissimo di questa informazione, di questo Fidelio, e ne parlava tranquillamente, e ha disegnato poi finché è vissuto, perché è morto un po' di anni fa. Ecco, io ho portato questi due qua, vedete, sono il suo mondo marino, ma lavorati con una finezza di tratto e una bellezza, fra l'altro sono anche questi esposti in tanti posti, perché veramente sono straordinari. E anche questa è un'ispirazione improvvisa che non ti saresti mai aspettato in questo personaggio, che fino a 61 anni ha fatto tutt'altro. E anche lui, quando si metteva a lavorare, non sapeva che cosa avrebbe fatto. Vedete, questa è una barca, una barca di Venezia, poi ha fatto altri quadri con i palazzi di Venezia, sempre con questo stile particolarissimo, che lui riteneva ispirato da questo Fidelio, che amava l'architettura, che amava l'arte. Questo è un altro ancora, ecco, questa invece è una mia amica, che anche lei non c'è più purtroppo, e si chiamava Milly Canavero, e lei è stata la prima artista medianica che io ho visto lavorare, ed è quella che mi ha interessato, ha suscitato il mio interesse nei confronti di quest'arte. Allora, Milly era una signora di Genova, della Genova Bene, una donna molto carina, spirituale, era anche abbastanza colta, eccetera. E lei a un certo punto si rese conto che di possedere la scrittura automatica, e quindi cominciava, qua siamo ancora anni 70, i primi tempi che io la conobbi, poi lei è morta 10 anni fa. E lei, oltre a scrivere, a un certo punto cominciò a fare dei disegni. Io quando la conobbi rimasi, non avevo mai visto una cosa del genere, fine anni 70, e mi resi conto che lei ogni giorno, nel pomeriggio di solito, sentiva l'impulso irresistibile a prendere penna e un foglio, faceva col pennarello di solito, e faceva, mettendoci non più di 30 secondi ciascuno, faceva 3 disegni, sempre 3. E i disegni geometrici, come vedete, perfetti, a mano libera, e che rappresentano sempre delle spirali, che sono un simbolo dell'evoluzione, queste spirali, e poi linee tracciate perfettamente diritte, come vedete, che muovono sempre verso l'alto. In molti di questi disegni c'è anche una freccina che indica sempre la dimensione trascendente. E poi ci sono dei segni in mezzo che non sono stati interpretati, e di solito, adesso forse qua in fondo c'è ma non si vede, la firma, che è un fiorellino, piccolo, tipo una piccola margherita stilizzata. Possiamo far vedere l'altra, che magari si vede lì.
Ecco, questa, anche questa no, non si vede neanche qua la firma, però vi assicuro che c'è in fondo, No, proprio eccola lì, al guarda, margine. te l'ho alzata, è quella in basso che assomiglia a un E quella in fiorellino. basso, fiorellino. Infatti lei chiama i disegni e i messaggi del fiore perché aveva, oltre a fare un disegno, oltre in fondo al disegno scriveva sempre un messaggio, un messaggino, che era sempre una massima di vita, qualche cosa di utile per la vita di tutti i giorni. E questi suoi, ce ne deve essere anche un altro di questi disegni della Milly. No, allora niente, torniamo indietro a quello di prima. Lei ha sempre appunto questo simbolismo geometrico, qui per esempio dall'uno che partono tutti questi segni, e poi ci sono tutte le forme geometriche che rappresentano varie simbologie, adesso sarebbe un discorso molto lungo da fare, e sono apprezzatissimi i suoi disegni, tant'è vero che alla prossima Biennale di Venezia, che apre ad aprile a Venezia, saranno esposti i disegni della Milly, saranno esposti alcuni di questi disegni perché sono ritenuti veramente straordinariamente belli e molto difficili da fare a mano libera. E poi, appunto, sapendo come lei lavorava, è veramente straordinario. Io dico, l'ho vista lavorare. Lei, quando sentiva il bisogno di disegnare, doveva mettersi lì e ne faceva tre, a volte anche cinque, ma più delle volte tre. Quindi, negli anni ne ha prodotti tantissimi di questi disegni, e sempre con queste simbologie, con questi messaggi molto carini, molto belli di incitamento, di incoraggiamento, di benefare, di ben vivere. Ecco, questi messaggi sempre molto, 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 molto positivi. Ma Paola, E convinta anche lei di essere guidata da questo fiore, da questa entità che si presentava con questo nome simbolico di fiore, quindi anche lei aveva questo convincimento assoluto ecco, appunto, quello che volevo chiederti, lei che idea si era fatta di di chi essere poteva guidata. essere, di essere guidata, questo sì, ha pensato anche, cioè, perché c'è qualche cosa che sembra anche, va bene, tutto è extraterrestre, ma questo, cioè, sembra qualche cosa di spaziale, ecco, non lo Sì, so, c'è infatti qualcosa. fanno pensare alla vita negli altri mondi, perché sono sempre queste Brava, figure che esatto. vanno verso l'alto, quindi è un richiamo verso la grandezza dell'universo, verso Bravo. la bellezza dell'universo e al nostro posto e il nostro destino all'interno dell'universo. Quindi lei forse non arrivava razionalmente neanche a pensarlo questo, però poi vedendo la sua opera. Fatto è, per esempio, che lei ha fatto tantissimi disegni e adesso, dopo che lei è mancata, non si sa dove siano. Ne aveva dei pacchi, La perché lei non pensa. aveva figli, era vedova e non aveva fratelli, non sappiamo dove siano andati. Chi è che le abbia presi? Non lo sappiamo. Peccato questo, Molto. Io spero che saltino fuori in qualche modo. speriamo, anche Sì. perché che senso hanno anche trattenerli così, insomma, Infatti, meglio, sì. no? Allora andiamo avanti, eh? Sì, andiamo avanti. Allora, questo è un altro tipo ancora. Questa era una, anzi, scusate, una medium inglese che io ho conosciuto, è venuta in Italia anche diverse, la conobbi a Londra e lei era attiva all'interno dell'Associazione Spiritualistica della Gran Bretagna, così si chiama, che ha sede proprio a Londra, Belgrave Square, che è una delle piazze più belle di Londra, bellissima sede. E in Inghilterra ci sono queste associazioni spiritualiste, che in Italia non esistono, dove medium e guaritori sono a disposizione del pubblico e fanno degli incontri pubblici fissati durante la settimana. Per esempio, questa qua faceva uno o due incontri pubblici in certi orari e la gente va normalmente, paga una cifra modesta come andare al cinema, non di più, e partecipa a queste cose. E poi anche incontri privati, sia di guarigione che di medianità. E lei faceva queste opere mediane, che era una cosa unica anche questa, l'ho vista lavorare, veramente straordinaria. Lei visualizza le entità. E come fanno anche altri medium che visualizzano le entità familiari di solito di chi gli sta di fronte e poi faceva il disegno in tempo velocissimo, lei faceva il ritratto e tra il pubblico c'era sempre qualcuno che poi
o subito o dopo, lo riconosceva e portava la fotografia. Qui ho portato qualche esempio, per esempio lei ha fatto il ritratto di questo signore con i baffi, eccetera, tra i presenti, addirittura un consultante, c'era una persona, forse la moglie, forse la sorella, non, questo non lo so, che dopo ti portava il ritratto, lo riconosceva, perché non solo lei faceva il ritratto dell'entità, ma l'entità anche gli dice delle cose, dice io sono tal dei tali, ho fatto questo, quell'altro, quindi si faceva riconoscere anche come caratteristiche. E poi la fotografia portava il confronto veramente molto eloquente. Ecco, questo, ecco, ho portato queste due qua, prima è un signore coi baffi, questo è un ragazzo, questo è il disegno che ha fatto lei e quello è il ritratto che poi portò la mamma di questo ragazzo che era morto in un incidente e aveva dato notizia di sé, oltre che con la parola, raccontando di sé, anche con aiutando la medium a fare il suo ritratto. E quindi anche qui, a maggior ragione ancora, c'è il richiamo all'oltre, perché è un bel riscontro, cioè queste entità che si fanno riconoscere e che addirittura attraverso la medium che ha questo tipo di dote particolare, perché lei poi normalmente non sa disegnare, se la metti a fare un ritratto non lo sa fare, lo sa fare soltanto quando è in stato di trance, questa trance vigile, perché poi è in piedi, sì, una semi-trance, ecco. Quando in questo momento lei sa disegnare e disegna queste cose, per il resto lei non ha una dote artistica autonoma. Però è molto bello il fatto di abbinare, cioè, una percezione visiva con un'espressione storica. Ho conosciuto una bellissima testimonianza, è un po' come la metavisione, no? Certo, sentano le voci, eccetera. No, e che vedano, no? Adesso avremo, fra poco verrà nel salotto mio, viene il nostro amico Marco Luzzatto, che fa la metavisione, quindi cioè, è una sorta di metavisione, però fatta... Artigianale, esatto, è molto bello, bellissimo. Io ho conosciuto solo lei che faceva questo. Sì, non ne ho incontrati altri. Ho incontrato tanti tipi di medium in Inghilterra, poi ce ne sono tantissimi. Per esempio in Inghilterra incontrai la Rosemary Brown, che è la medium musicale, che anche lei è un unicum, che lei scriveva, anche lei non c'è più, scriveva in uno stato di semi-trance musica nello stile dei maestri del passato. E questa musica lei non sapeva neanche suonarla, scriveva sul foglio musicale, scriveva sul pentagramma e vedeva gli artisti, a volte li riconosceva, e sempre musica, non copie, come Gasparetto con i quadri, non copie ma opere nello stile di. E queste opere sono state, io ho della musica della Brown suonata, suonata da altri, che hanno... detto che veramente i critici d'arte queste musiche erano nello stile di questi artisti, non copie, ripeto, però anche lei è un personaggio. Lei cominciò da bambina vedendo un signore vestito 800 con un abito da frate, da sacerdote, da religioso, ecco, il quale le disse di essere Liszt. Da giovane aveva fatto tutto fuorché il frate, perché aveva avuto moglie, amanti, un po' di tutto. Poi nell'ultima parte della sua vita aveva avuto questa metamorfosi. E quindi si presentò a lei in forma così di religioso. E le disse che quando fosse cresciuto, che lei fosse cresciuta, sarebbe tornato e le avrebbe dettato della musica. Infatti così fu. E le ha portato poi un sacco di altri artisti, musicisti del passato. Quindi bellissimo. È il caso anche questo, sì. Belle storie. Queste storie. Andiamo avanti. Siamo... Sì. Dunque, cosa abbiamo ancora? Ecco, abbiamo qua Giuseppe Lanzillo. Giuseppe Lanzillo è stato un personaggio fantastico. Lui era un odontotecnico napoletano che viveva a Bologna e aveva, quando cominciò con questa strana cosa, aveva più di 50 anni e non mai dato segno di voler dipingere, di fare cose di questo genere. Però succede che lui a un certo punto comincia a fare degli strani sogni e questa è rovesciata, vedi? Andrebbe a testa in giù, c'è la testa di una donna che si vede, non so se si possa girare.
se no ve la faccio vedere. Adesso provo, adesso ve la Sì. monto io, Se cerco di no, ve la montarla faccio vedere qui dal libro. io. Sì, questa è uscita e storta e Infatti non la riconosco. ci va un momento di lavorazione per addrizzarla, Sì. è questo che voglio dirvi. Tu hai il libro a Sì. portata di mano per Sì. farla vedere? Così Adesso. facciamo prima? Sì, infatti, sì, te la faccio vedere qua. Eccola. Dimmi se si vede perché si vede. Sì, si vede, devi girarla. Ah sì, no, giusta così. No, è Perfetta, si così. vede. Sì, si vede. Alza un pochino, alza un po'. Ecco, così si vede bene. Si vede la gondola, e lui essendo veneziano, no? No, 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 lui era napoletano, Ah no, no, no. scusa, lui era napoletano, era Quell'altro che Cosimo, era Bressanello, Bressanello. Bressanello che era Sì. veneziano, esatto, scusa. Allora, lui a un certo punto, lui è un uomo anche molto allegro, sanguigno, un po' passionale come persona, e comincia a fare dei sogni. Lui l'ha raccontato dopo questo. Per mesi lui fa lo stesso sogno in cui vede incontra una bellissima donna velata. E con la quale lui fa queste grandi passeggiate, spesso si trova con lei a Venezia, di qui appunto la gondola qua, e lui passava delle notti meravigliose perché era come andava amoroso, come si suol dire, con questa bellissima donna che incontrava. Poi a un certo punto, una notte, invece di fare il solito sogno, si alza in stato sonnambolico, prende i colori di una figlia che andava a scuola, che aveva dei colori per dipingere e anche una piccola tela, e in pochissimi minuti dipinge questa signora. Non è questo il quadro, ma insomma qualcosa di simile, una bellissima donna velata, e da quel momento, con suo grande dispiacere, non la sogna più. Però da quel momento, per parecchi mesi, questa fu una medianità che ebbe un tempo limitato, durò un anno e mezzo, una cosa di questo genere. In questo periodo lui tutte le notti si alzava, se non trovava le tele, dipingeva gli schienali dei comò, le sedie, eccetera, qualunque cosa, per cui dopo gli facevano sempre trovare delle tele pronte, e rappresentava sempre situazioni non attuali, situazioni del passato. Abbiamo anche quell'altra immagine che ho portato, sempre personaggi di un tempo passato di cui lui pensava di essere la reincarnazione, e anche quadri che rappresentavano. No, questo è il primo, le sage. Ne abbiamo, se no, ecco, questo qui è il pianoforte. Ecco, questo è un personaggio ottocentesco che sono il pianoforte. Quindi personaggi del passato, paesaggi del passato, e lui pensava appunto di essere la reincarnazione di qualcuno che era vissuto a quell'epoca, oppure anche, qui non ho l'immagine, quadri dove lui rappresentava altri mondi, in genere mondi lunari, molti vuoti, un po' inquietanti, un po' abbandonati. Ecco, tutto il contrario del suo carattere chiassoso, rumoroso, e lui era un napoletano. Proprio veramente simpaticissimo e molto, però i quadri invece erano tutti così un po' figure esangue, di cui lui pensava appunto di essere vissuto in un tempo passato. Lui è stato molto controllato, si sparse la voce di questo, che si alzava tutte le notti e andava dipingeva un quadro. Gli studiosi, i ricercatori del Centro Studi Parapsicologici di Bologna, col dottor Piero Cassoli, andarono in casa sua alcune notti di seguito, e stavano lì a vedere che cosa succedeva, vegliavano, e veramente assistettero al fatto che lui a un certo punto, tipo all'una di notte, 2 di notte, si alzava, in sonnambulo andava dove c'erano i colori e i pennelli e la tela, in 10 minuti dipingeva un quadro, poi tornava a letto e dormiva. La mattina non si ricordava niente di quello che aveva fatto, e lui stesso guardava con stupore quello che aveva dipinto. E questo è andato avanti per un periodo, appunto, ripeto, di un anno e mezzo, poi come è cominciato e finito. Finito quel periodo magico, con suo grandissimo dispiacere, perché lui aveva adorato questa cosa che gli era capitata. Poi era lui anche un po' esibizionista come personaggio, aveva fatto un sacco di bellissimi quadri, aveva tutti gli studiosi che lo corteggiavano, che andavano a vedere queste cose, i quadri erano stati esposti. Quindi questa fase magica della sua vita finì.
Lui non provò a richiamarla, ma non ci riusciva. Era proprio qualcosa che veniva da fuori e che lui non si spiegò se non ipotizzando, lui un po' di cultura l'aveva, se non ipotizzando vite sue passate in altri tempi e quindi ricordi di queste vite, ricordi di questa bellissima donna che gli era apparsa prima in sogno e poi lui l'aveva dipinta. E quindi è un caso ancora diverso. Quindi vedete che in questo campo c'è veramente di tutto. E io ho preso casi emblematici, ma sono tutti emblematici, diciamo, questi personaggi. Questo è stato Giuseppe Lanzillo, che è veramente stato un personaggio molto, 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 anche molto simpatico. In genere sono molto simpatici questi. E poi abbiamo l'ultimo, ecco, questo qua, questa qui invece. Era una signora, quando lo conobbi era negli anni Ottanta, era già molto anziana, quindi certamente non c'è più, che si chiamava Fritzi Libora Reif, era una signora austriaca che viveva in un paesino dell'Austria non lontano da Innsbruck. Mi ci portarono amici tedeschi, mi portarono a conoscerla. E lei, allora questa qui, per spiegarvi, direbbe che cos'è questa specie di fiasco, questa è la mia anima, è il ritratto della mia anima. Lei con una mia fotografia fece questo. Allora, lei aveva una guida che era una guida spirituale che era un cinese. Infatti, se vedete qua in alto a sinistra, si vede un volto un po' da cinesino con gli occhi tirati in su, che le faceva disegnare queste cose. Lei con la fotografia delle persone disegnava quest'anima che aveva sempre questa forma, una specie di utero, non so come definirla, e all'interno tutta una serie di simboli. Che sono fiori e perle e cose belle. E questi fiori e queste perle lei poi li sapeva leggere quando aveva fatto queste cose in maniera automatica, rappresentavano le doti della persona, e le qualità, le virtù, le cose buone che questa persona faceva. E lei mi disse che era una bella anima la mia, infatti è piena di fiori, lei fu molto gentile nei miei confronti, non so se mi volesse fare dei complimenti, comunque per me vide quest'anima. Io poi l'ho fatto fare qualche altra disegno dell'anima di altri, mandandole le fotografie di altre persone che conosco e devo dire che la lettura che lei faceva è molto corrispondente alla realtà delle persone, cioè la lettura delle caratteristiche psicologiche, morali, spirituali della persona che le ho mandato era veramente molto molto pertinente. Quindi anche lei una cosa, e lei diceva appunto di essere guidata, aveva cominciato già tanti anni prima a fare questa cosa, con la guida di questo cinesino, questo antico, un anziano signore, mi ha detto, cinese, che la guidava e che le faceva fare questa cosa. Che il suo compito era appunto rivelare alle persone quello che erano, cioè metterli davanti visivamente con una cosa bella come questi fiori, queste perle, questi fregi. Esteticamente molto piacevoli le caratteristiche di certi disegni che mi ha fatto si vedevano proprio delle anime molto molto piccole, cioè di molto stringate, con pochi pregi, con pochi fiori, con poche perle, e in effetti in un caso in particolare ci azzeccò molto ed era una persona abbastanza povera spiritualmente, che si poneva pochi problemi, insomma, che viveva in maniera abbastanza scialba e lasciandosi abbastanza vivere. Hai visto E la quindi tua lei ancora. anima, Paola? Hai Hai visto visto la tua che anima? roba? Che giardino che è la tua anima? Hai visto che roba? Sì. Bellissima, Ah, tutto meritato. questa ce l'ho, me la sono incorniciata e me la ce l'ho io questa. C'ho l'originale che lei mi mandò, me la sono incorniciata, me la sono messa nello studio, intanto mi la guardo e dico, eccomi qua. Vedi, eccomi, sono qua con tutte le mie fatiche Tutte le e mie con perle, il mio giardino, è sì, vero? era una donna piacevolissima, una signora anziana che avrà Ma è dovuto, molto bello, è un tratto molto delicato sì, anche. molto delicata, molto brava, molto carina, faceva tutto gratuitamente, non voleva niente, anche mandandole le fotografie, lei dopo mandava, non chiedeva assolutamente niente. Tutti, ecco, una caratteristica di questi pittori è che non vendano le loro opere, non, assolutamente, dicono sarebbe come vendere un figlio perché sentono che non sono loro, piuttosto te le regalano. Io ho alcune opere di Lanzillo, no, ma di Bressanello me ne ha date tre o quattro,
dei suoi disegni che gli ho incorniciati, come ho qualche altra cosa, in caso non molto, ma qualche cosa che mi è stata regalata. Ma loro non le vendano, se non appunto per beneficenza, come fanno i brasiliani, eccetera. Proprio hanno la tendenza a tenersele tutte perché non ne vogliono assolutamente fare un commercio. Quindi anche in questo sono molto diversi dai pittori normali che giustamente non vedo l'ora di vendere le opere perché è il loro lavoro, quindi certo. loro no, questo non è il loro lavoro, questa è una cosa che fanno in più, qualche cosa che si aggiunge alla loro normale attività, che arricchisce la loro vita e che gli dà a tutti questa sensazione di essere oggetto di un interesse, tra virgolette, da parte del mondo spirituale, insomma, che vuole attraverso di loro mandare delle opere. Abbiamo visto che molto diversi questi che vi ho presentato, ce ne sono anche altri che hanno ugualmente delle loro caratteristiche personali di diversità, però lo spunto comune è proprio il contatto con l'oltre, la sensazione di essere guidati, di avere una missione da svolgere, di dare appunto, portare delle notizie, degli insegnamenti, ecco, da parte del mondo spirituale. E anche quello è sempre un altro modo appunto proprio per aiutarci nell'evoluzione, sì, esatto. Farci delle domande, no? Farci delle domande, sì, forci, sì. Farci proprio... delle domande, scusa perché qua si è invertita. No, no. Farci delle domande, ecco, ti capisci come davvero il mondo dell'oltre continua sempre ad aiutarci, a spingerci, sì. A stimolarci. Brava, proprio così. Se stiamo attenti, se prestiamo attenzione, gli stimoli sono tanti che arrivano, solo che dobbiamo saperli cogliere, dobbiamo saperli individuare. Comunque, cosa ti è piaciuto di più, Paola, di questi artisti che hai incontrato? Anche come... Mi sono piaciuti tutti, devo dire, dal primo all'ultimo. Ognuno con una sua caratteristica. Ognuno con le sue caratteristiche, sì, sì. Vero. Naturalmente quelli che ho amato di più sono quelli che ho conosciuto personalmente. Non tutti ho conosciuto personalmente, perché alcuni vivono, so, c'è un giapponese che non ho mai incontrato, però ho notizia delle sue cose. Alcuni già non c'erano più. E invece i brasiliani, parlando dei brasiliani, Florenzio, esatto. Florenzio, sì. Il primo che vidi è quello di cui vi ho mostrato i disegni, Bressanello, scusa, Gasparetto. Gasparetto. Mi fece un'impressione enorme perché fu invitato a Milano da Antonio Rosa Spina, che aveva un centro che si chiamava Vita Nuova, dove lui era generoso e aveva anche molti mezzi. E quindi faceva venire questi medium, lui è interessato soprattutto alla medianità, molti dal Brasile, perché là ce ne sono tanti, e io e lui eravamo in buonissimi rapporti, quindi quando fece venire Gasparetto a sue spese, lo fece venire in Italia, mi invitò e io andai a vederlo, fece questa prima seduta privatamente, non avevamo mai visto un brasiliano come lavorava, dopo abbiamo visto il sistema. Secondo me lui è stato anche fra i tre che ho visto il più impressionante. Io poi lo portai anche in televisione. Io in quegli anni, negli anni 80, ho fatto molte cose con la televisione. Sì, ma che trasmissioneri. Che trasmissioneri. Lo portai al programma di Mino D'Amato, La ricerca dell'arca, bella era quella. E lui chiese alle sue entità, Mino quando era interessatissimo a queste cose, quando gli raccontai di Gasparetto, rimase entusiasta e disse, ma vediamo se si può fare una seduta. Dico, sai, lui chiede sempre ai suoi pittori il permesso di lavorare con lui in quel certa occasione, che può essere un congresso, che può essere una conferenza, eccetera. In televisione non era mai andato, quindi con le telecamere, la luce, lui lavora con la luce ma molto abbassata di solito, invece lì, sai bene, in televisione ci sono delle luci che ti sparano in faccia, eccetera. Sì. E allora lui, che mi ricordo che a Roma eravamo, chiese ai suoi pittori e loro gli dissero di sì, che per quel giorno, a quell'ora, potevano fare, mettendo in atto delle attenzioni particolari per via delle luci, per via
della situazione. E lui prima faceva una meditazione per conto suo in un camerino, eccetera, e poi quando entrava in onda, diciamo così, fatto la in diretta faceva. Ah, in diretta, sì, sì. E fece, sì, fece, fece 4-5 frasi, queste 4-5 quadri. E Mino rimase entusiasta, appunto, ci furono tante, tante sì, lui cose, era sensibile a queste tematiche. Sì. Ecco. Senti, ma è invece il nostro buon Gustavo Rol che dipingeva? Beh, Gustavo Rol dipingeva in maniera diretta, diciamo, senza toccare, c'è anche Gustavo Rol nel mio libro, senza toccare il materiale, lui era un'altra cosa ancora a sé, cioè lui faceva apparire questi disegni, pitture, e o pitture in fogli messi nelle tasche dei presenti. Con me lui fece un, mi diede un foglio, presi io un foglio, scelsi io un foglio di quelli da macchina da scrivere normali, piegato in otto, e poi mi disse di mettermelo in tasca. Io non avevo una tasca, me lo misi dentro la camicetta nel reggipetto praticamente, e poi indicai io che cosa volevo che venisse rappresentato. E lui individuammo con il gioco delle carte anche il pittore, che doveva, il nome doveva cominciare per P. Io dissi, mi disse, di un nome che comincia per P. Abbiamo trovato la lettera alzando le carte. Io dissi Paolo, io mi chiamo Paolo, non, per lì non ebbi un grande sfoggio di fantasia. E lui cominciò a dire, vediamo se c'è un Paolo che vuol venire a dipingere. Ah sì, sì, c'è Pablo Picasso. Cominciò a parlare in francese con Picasso, quale disse che avrebbe dipinto qualcosa che però avremmo dovuto distruggere. E allora Rol disse, ma no, allora se dobbiamo distruggerlo, cosa che peraltro faceva quasi sempre, preferiamo rinunciare. Mi disse, Paola, solleva le carte un'altra volta. Io sollevo le carte e trovo un'altra P, un numero che corrisponde a un'altra P. Per cui dice, si vede che vuole restare, e va bene, dice, accettiamo questa cosa. Allora Picasso dice tutti che colori servivano, e Rolli va a prendere, lui era pittore nella vita, però non certo, diverso, però va a prendere questi colori che erano secchi e duri, colori a guazzo, non li usava da anni, quindi non li aprì neanche perché erano dei tubi duri come sassi. Sì. Si mise davanti, davanti si mise anche un foglio bianco, un pennello del numero che Picasso aveva indicato e una tazza d'acqua che sempre Picasso voleva che ci fosse. E poi disse a me di descrivere una scena. Io descrissi una scena volutamente molto complicata e lui con questo pennello secco toccava i tubi chiusi, faceva finta di disegnarla sul suo foglio bianco che rimase sempre bianco. Io descrissi una scena complicata, una stanza da letto con una donna, una tenda rossa, mi ricordo un vaso di fiori, una roba complicatissima, quando volutamente, perché non è che gli dici poi vuole una casetta con l'albero vicino, una roba complicata. Quando dici hai finito, sì ho finito, va bene così, tira fuori il foglio, tirai fuori il mio foglio, poi me lo fece tutto piegato, me lo fece mettere dentro la tazza d'acqua piegandolo, spingendo bene fino in fondo, poi la tiro su, quando la tiro su tutto grondante c'era la scena che io avevo descritto nello stile di Picasso con la firma di Picasso. Bella. Sfido chiunque a riprodurre col trucco una roba del genere. Sì. Ma però anche lui, cioè sì, c'erano anche pennelli che andavano da soli, no? Sì, io quello non ho visto, però ho sentito dire che a volte i pennelli si muovevano da soli, sì, sì. Da lui c'era di tutto, quindi lui non toccava il materiale, non lo toccava, quindi questo si chiama pittura diretta. A volte faceva anche disegno diretto, cioè lui aveva una famosa matita, quella bambù, nell'aria, bambù, faceva i segni così nell'aria, sui tovaglioli, sui le muri, firme. Apparivano le firme, i disegni, le parole, eccetera. Quindi, sì, quindi bello, senza contatto diretto col materiale, sì, lui, un caso ancora a sé straordinario. A proposito di Gustavo, diciamo ai nostri amici che ci sta sentendo che anche quest'anno faremo come da tradizione buon compleanno Gustavo, e quindi stiamo organizzando con Paola di fare questa bella diretta un po' aperta a giugno per il compleanno, il 20 di giugno per il compleanno di Rol.
E se è sempre ricordato il suo compleanno e la data di morte a settembre, 22 esatto. Settembre, sì. Sì, sì. E c'è sempre tanta gente, io sono venuta 2 anni fa, a Torino, sì, c'era... Alla consolata? C'è la messa alla consolata? Io andai alle 2 messe, alla consolata e alla Gran Madre. È la nostra casa, cioè la nostra... La vostra parrocchia. Alla Gran Madre poi, e alla consolata, che era lui, era nato il giorno della consolata, appunto il 20 giugno, ed era devotissimo a quel tempio magnifico del Guarini, che c'è a Torino. Bellissimo. E tutte e due le messe, in 2 giorni diversi, c'è gremita la chiesa. Beh, Gustavo è un pezzo della nostra storia torinese, ecco, oltre a esserlo a 360 gradi per altri aspetti. Veramente straordinario, sì. Bene, cara Paola, allora io direi, insomma, abbiamo fatto, insomma, un po' una carrellata, una parte, comprate il libro della Paola, che è molto bello, ve lo rifaccio vedere ancora, dell'arte, sull'arte medianica, perché per chi è interessato ovviamente con questi argomenti e andare a esplorare anche questa altra e ulteriore e importantissima testimonianza dell'oltre attraverso noi e attraverso gli strumenti che loro scelgono, no? Insomma, sì, è molto bello questo, Paola. Senti, è una delle inchieste più gradevoli che ho fatto, questa qua. Sì, è sempre lieta, serena, di cose belle. Sì, si parla molto dell'oltre, ma in maniera costruttiva e bella. Creativo. Non si può dire che non fosse creativo. Ecco. Infatti, attraverso l'arte. Bello. Sì. Va bene. Va bene, cara Paola. Allora ricordiamo intanto ai nostri amici che è lunedì 4 aprile. Ci sarà la prossima lezione della Lux di Paola e quindi diamo appuntamento a tutti i nostri amici. Per quella data, ecco, molto grazie, volentieri, grazie, con molto piacere. Grazie infinite Paola per sempre la tua squisitezza nel esporre le storie, i tuoi vissuti, sei molto amata, ecco, proprio per questo tuo stile, no? così bello nel raccontare. Sono cose che mi piacciono, che sento, quindi lo faccio con piacere. Sì. Veramente ancora grazie anche a nome grazie. Di tutti i nostri amici di Focus, di Enrico Valentini, e quindi ti aspettiamo il prossimo mese, al lunedì 4 aprile, per un'altra lezione in questa nostra fantastica Lux, l'Università della Conoscenza, Paola? Molto volentieri, molto volentieri. Allora, presto ritrovarci tutti quanti insieme.